Che cosa ho fatto nel concreto per migliorare la mia gestione emotiva? Come è migliorata la mia salute mentale? Come è stato possibile in un anno, senza neanche andare dallo psicologo? Oggi fa caldo, molto, molto caldo. È probabilmente la giornata più calda di questa estate 2023, perlomeno qui a Varese, per quello che riguarda la mia percezione del calore, ma penso anche in maniera abbastanza obiettiva, dato che ci sono ben 37 gradi oggi, e quindi ve lo dico per il semplice fatto che forse sentirete che l'audio è un po' strano, in virtù del fatto che in fondo alla stanza ho dovuto accendere il ventilatore. Non potevo fare diversamente, perché veramente qua oggi rischio di sciogliermi e di svenire direttamente davanti alla camera. Di solito su YouTube bisogna partire che nei primi 30 secondi devi catturare subito l'attenzione dello spettatore, invece in questi ultimi video che sto facendo me ne sto sbattendo altamente, anche perché non sono i video che mi porteranno iscritti probabilmente, sono semplicemente dei video dove parlo così in scioltezza, senza una scaletta, tutto quanto a braccio, perché sì, vabbè, comunque è estate anche per me, è abbastanza faticoso mettersi là concentrati a scrivere video, in più ho una quantità di cose da fare abbastanza spaventosa. In questo vi ho più o meno già accennato nel mio video precedente, vi ho detto ad esempio che sto creando un corso di intelligenza artificiale che in beta l'ho praticamente già fatto, però lo voglio espandere. Ho scritto un corso che ora dura 6 ore, io voglio fare un corso da 18 ore, poi da settembre voglio proporlo nelle scuole. E a proposito, se all'ascolto c'è qualcuno che lavora in una scuola e vi può interessare l'insegnamento di intelligenza artificiale per i vostri giovani ragazzi, sarebbe decisamente opportuno per loro, per il loro futuro, quindi potete contattarmi e verrò nella vostra scuola a fare questa docenza, questo corso da 6 ore. Poi sto preparando un sito per una cosa automatizzata che poi vi spiego. Non voglio dire nulla su questa cosa finché non esiste ed è online. Poi sto creando la mia collezione di NFT. Ormai è fatta praticamente. Settimana prossima, infatti, farò il video dove vi racconto di questa collezione che ho preparato. Tranquilli che non tento di vendervi nulla, anzi, cioè, non mi interessa vendervi gli NFT che ho creato. Quelli interesseranno semmai a collezionisti abbastanza importanti, anche perché sarà un numero estremamente limitato, ce ne saranno solamente 6, però è una collezione di tutto rispetto e mi va di fare un video dove vi spiego il processo che c'è stato dietro, perché non è stato facile e allo stesso tempo penso che sia una collezione abbastanza innovativa. Non mi risulta che esistano altre collezioni di NFT fatte nello stesso modo in cui io ho fatto la mia, quindi sarà qualcosa di interessante di cui parlare, di cui discutere. Poi sto preparando, come vi ho accennato, il business plan per questa forse startup che forse verrà creata dal sottoscritto col supporto economico importante di una persona che a quanto pare sembra fidarsi di me al punto da volermi dare tanti tanti soldi per farmi creare una startup di intelligenza artificiale per risolvere una serie di problematiche abbastanza specifiche. Quindi sto preparando il business plan per risultare il più convincente possibile per ottenere forse questi fondi per aprire questa startup. L'ultima volta che qualcuno ha creduto in me dandomi dei soldi per aprire un'azienda non è andata molto bene, però in questo caso parliamo di cifre 20 volte superiori, quindi insomma no, non spiccioli, e chiaramente più soldi a disposizione più è difficile fallire, se non altro perché hai più tempo a disposizione e puoi pagare più persone sempre più brave per aiutarti a risolvere i problemi che devi fronteggiare. Quindi sono abbastanza fiducioso in questo progetto, sempre che poi alla fine non si riveli in tempo perso, no? Come sempre, come spesso mi è capitato, ma vabbè, che ci vogliamo fare? Tentar non nuoce. C'ho un bel po' di robe da fare, ma non è questo ciò di cui devo parlare qua. Oggi siamo qui per parlare della mia testa, o quantomeno di quello che c'è nella mia testa, non nel senso dei miei pensieri, ma nel senso della mia emotività, della mia cosiddetta salute mentale, che è il motivo stesso per cui ho aperto il canale. Ve lo ricordate il primo video? Ok, chi ha visto il primo video saprà che io ho aperto questo canale praticamente in una condizione psicofisica abbastanza particolare. E l'idea di aprire questo canale mi è venuta proprio in seguito ad un tracollo emotivo che ebbi l'anno scorso. Io sono sempre stato abbastanza altalenante con l'umore e solo ultimamente sto imparando a gestirmela. Dopo un anno che faccio video, mannaggia, sto bene. Questa cosa è incredibile. La cosa che mi ha fatto fare il grosso tracollo emotivo l'anno scorso è stato il fatto di non avere soldi, fondamentalmente. Ero molto molto povero, cioè lo sono anche adesso. E questa è la cosa strana. Non è che sia cambiato molto da quel punto di vista, però ci sono state delle dinamiche, dei movimenti e anche dei miei modi di comportarmi diversi che mi portano inevitabilmente oggi a stare meglio.
ed è proprio quello di cui parleremo. Come ho fatto a stare meglio, smetterla di avere quasi attacchi di panico e soprattutto sbalzi d'umore abbastanza importanti. Adesso cercherò di capirlo, anche perché la verità è che non lo so con esattezza nemmeno io come sia potuto succedere questo. L'ultima volta che ho avuto appunto uno sbalzo d'umore molto pesante, ho avuto l'idea di aprire questo canale. Mi sono detto, ma perché non racconto questi miei problemi che c'ho? Questo pensiero è stata la conseguenza del fatto che molte volte in vita mia mi è capitato di avere questo tipo di effetti sul mio umore, questi sbalzi di fronte ad altre persone, e le altre persone semplicemente non capiscono che cosa sta succedendo e quindi mi guardano in modo un po' strano e mi chiedono cose tipo, ma tutto ok? Io dico sì, non ti preoccupare che passa, però non mi devi stare addosso, veramente. Se mi stai addosso, peggiora. Quindi lascia stare e questa cosa si aggiusterà da sé. Quindi ho fatto quel canale principalmente per spiegare queste mie problematiche in modo che le persone che mi conoscono potessero vedersi quei video e capire come rapportarsi a me. Volevo farmi capire meglio, molto semplicemente. Questo era l'intento iniziale del canale. Però avevo anche ipotizzato che così facendo forse mi sarei anche sentito meglio. E infatti così. Infatti è andata così, è andata esattamente in questo modo. E questa cosa è particolare perché ci fa capire come il fatto di mettersi in gioco, anche di esporsi, esporre anche le proprie problematiche che possono risultare altresì magari imbarazzanti e umilianti e frustranti. Non è bello dover raccontare il fatto di avere problemi, no? Siamo abituati a essere tutti quanti così fighi, così cool, no? Tutti quanti così superiori rispetto agli altri, così criticoni, così, no? Persone che non vedono l'ora di puntare il dito sugli altri e dire ho anche voglia di dar consigli inutili, no? Ma su col morale, su con la vita è bella, no, non funziona così, non funziona così purtroppo. Purtroppo ci sono delle dinamiche che si svolgono all'interno del cervello delle persone, delle dinamiche di tipo biologico, di tipo biochimico, che fanno sì che sulla base forse anche di, no, togliamo il forse, anche di input esterni, siano delle reazioni che ci portano ad avere dei problemi con la nostra emotività. Questo può essere dovuto da molti fattori, oltre al fatto che può essere anche dovuto da noi che da piccoli non abbiamo imparato a gestire la nostra emotività, e questo può essere dovuto dal fatto che i nostri genitori fossero assolutamente dei non bravi genitori, come nel mio caso, ma anche perché abbiamo avuto a livello di educazione, anche a livello scolastico, di formazione, proprio non c'è mai stato, non dico insegnato, ma neanche semplicemente fatto notare quanto sia importante padroneggiare i propri sentimenti, la propria emotività. Noi cresciamo, diventiamo adulti e difficilmente abbiamo il controllo delle nostre emozioni, perché non capiamo come si fa e non capiamo quanto sia importante. Quante volte sul lavoro o nei rapporti interpersonali vi capita che la vostra emotività vi condizioni in termini di scelte, in termini di azioni e anche in termini di capacità produttive? A me più di una volta è capitato di fare molta fatica a lavorare con qualcuno perché con quel qualcuno c'era state delle discussioni senza senso. Sul lavoro non bisognerebbe mai prendersi le cose sul personale, però succede di continuo. Così come succede spessissimo anche nei rapporti intrapersonali fra le persone. Ci avete mai fatto caso? Quante volte voi dite qualcosa a qualcuno e un qualcosa che, come esce a voi, nella vostra intenzione, non c'è alcun tipo di intenzionalità malevola nel dire qualcosa a quella persona. Semplicemente magari quella persona si è comportata in un modo che per voi risulta spiacevole e volete semplicemente comunicarglielo. Ok, ma magari non siamo tutti quanti dei geni nel comunicare queste cose, ci sta, assolutamente lecito, non tutti hanno la stessa quantità di tatto, però allo stesso tempo è vero che non per tutti il cosiddetto tatto è percepito allo stesso modo. Quindi per quanto io possa essere gentile, cordiale e pacato nell'esprimere che tu hai avuto un comportamento che magari mi ha messo a disagio o che non lo ritengo opportuno per il nostro rapporto interpersonale, e però magari anche in generale, magari cioè veramente ti sto facendo notare una cosa che in genere non ci sta da fare con le persone, e però capito, magari tu hai 20, 30 anni, 40 anni e sei sempre stato abituato o abituata a fare quella cosa, e ritrovarti che qualcuno ti dice che quella cosa in verità non va bene, ti crea uno squilibrio interiore tale per cui a livello emotivo tu
prendi quella cosa sul personale, la prendi come un attacco ad personam, qualcosa che tenta di ferirti, e quindi te la prendi a morte e tutto quanto va a quel paese, no? Va a rotoli, i rapporti umani si sbriciolano anche così, perché ci sono delle incompressioni, e queste incompressioni sono dovute troppo spesso alla nostra emotività, non ce n'è. Le parole c'entrano fino a un certo punto. Io veramente in mille occasioni mi sono spiegato benissimo con certi soggetti, in maniera che proprio anche un bambino di 6 anni avrebbe potuto comprendermi, e sono stato estremamente gentile e pacato, ma queste persone si sono offese a morte e non hanno più voluto avere a che fare con me. Partiamo subito da questo esempio interessante che mi è successo di recente. Io stavo iniziando a collaborare con queste persone, questa persona mi stava facendo perdere tempo, proprio in maniera molto fattuale, avevamo fatto degli accordi molto precisi e questa persona continuava a spiegarsi in una maniera estremamente ambigua, insinuando che la colpa fosse mia, che io non capivo. E nel momento in cui gli ho fatto notare, punto per punto, gli ho detto: guarda, se tu dici questa cosa qua, ma tu ti rendi conto che questa parola e questa formulazione di frase può voler dire tante cose diverse? Ok? Cioè, tu ti rendi conto che se non usi le parole adeguate, io dovrò per forza di cose fare un lavoro di interpretazione di quello che tu mi stai dicendo e che quindi non ci sta. Cioè, piuttosto mi chiami, se non conosci i termini giusti per spiegarmi quella cosa, cerchi di spiegarmi cosa intendi, io ti trovo il termine. Ok? Dopodiché però usa quella parola, mannaggia. Ok, gli ho spiegato una roba del genere, dicendogli anche chiaramente che andando avanti così io avrei perso tempo. Perché così era. Perché io gli mandavo un lavoro e questo mi diceva: no, non hai capito. E gli dice: guarda che tu mi hai detto questo, io ho fatto esattamente questa cosa qua che hai detto. Se la cosa che tu hai spiegato è ambigua, io non ci posso fare nulla. Io gli ho dato l'interpretazione più sensata rispetto alla tua richiesta iniziale. Quindi che cosa facciamo? Continuiamo così a perdere tempo. Questa persona se l'è presa sul personale, ha interpretato come se io gli avessi detto: tu sei un coglione di merda che mi stai facendo perdere tempo, non capisci un cazzo. Così ha interpretato la mia frase assolutamente gentile e pacata e molto logica e razionale. E mi ha detto: vai tranquillo, non dovrai più perdere tempo perché non lavoreremo più insieme. Finita così. Ma ora torniamo a me. Che cosa ho fatto nel concreto per migliorare la mia gestione emotiva? Come è migliorata la mia salute mentale? Come è stato possibile in un anno, senza neanche andare dallo psicologo? Sicuramente mi ha aiutato molto la lettura del libro Intelligenza Emotiva. Ci sono dei contenuti, delle nozioni essenziali, importantissime, che ci fanno veramente capire a cosa sono dovuti certi nostri comportamenti. E quindi il primo passaggio per migliorarmi è stato capire determinate cose. Si parte sempre dal capire. Se non riesci a individuare esattamente dove sta il tuo problema, chiaramente non lo puoi aggiustare. Questo mi sembra chiaro. Quindi prima fase è stata fare letture inerenti all'emotività, perché avevo prima di tutto capito che il mio problema era emotivo, facevo fatica a gestire la mia emotività e questo mi portava ad avere anche degli sbalzi anche abbastanza importanti, che è il motivo per cui poi è iniziata tutta questa avventura qua su YouTube. Dopo aver fatto questa fase, che poi non è solo dopo, è tutto un continuum che fai un po' alla volta e insieme, in contemporanea, non mi sto dando una formula magica, fai così step 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 e poi hai risolto tutti i problemi, no. Chiaramente sono cose che vanno integrate un po' alla volta e poi è anche altresì importante specificare che io attualmente non ho risolto proprio nulla. Io sono a un buon punto, se non altro rispetto all'anno scorso, ma è solo l'inizio di un lungo percorso, tale per cui alla fine, se ci sarà mai un'effettiva fine a parte la morte, arriverò veramente, forse se lo farò bene, a padroneggiare la mia emotività e a saper controllare tante cose relative appunto all'emotività. Ho smesso di lagnarmi, questa è stata un'altra cosa importante, smettere di lamentarsi e piangersi anche un po' addosso, dire tutto quanto molto cattivo, c'è una società che non funziona. È vero, non risolvi lamentandoti, e questo è il punto. Quindi ho fatto proprio uno switch di cosiddetto mindset da questo punto di vista. Quindi in tal senso prima di tutto mi sono reso conto, ho detto: ok, ci sono dei problemi, sono oggettivi, sono abbastanza fattuali. La società, per quanto questa cosa sia un termine estremamente ampio, quindi cerchiamo di racchiuderlo in una box un po' più piccola, quindi la società italiana ha tutta una serie di problematiche che mi sono messo a cercare di capire. Per farlo sono andato a studiare. Studiando ho capito determinate cose riguardo alla società. La comprensione di questi problemi mi ha fatto capire che alcuni sono proprio sistemici e c'è ben poco da fare. O ci provi veramente, ti rimbocchi le maniche, tenti anche di entrare,
l'unico modo per risolvere certe cose è entrare a gamba tesa in politica, cosa che, vabbè, io non farò mai, anche perché il mio obiettivo è fuggire da questo paese, oppure appunto fuggi, che quindi ho iniziato a prepararmi un piano per tentare di scappare da questo paese folle. Piano che per ora non è facile, cioè oddio, se aprirà veramente quella startup lì, io me ne vado subito, istantaneamente. Prendi i soldi e scappa, come si suol dire. E l'aprirò in un paese estero che non so, qualcosa con una tassazione abbastanza agevolata e in un luogo dove c'è un tipo di mentalità abbastanza open per quanto riguarda la vera innovazione, cosa che in Italia è praticamente un miraggio, non esiste. Gli italiani si sentono sempre dei grandi innovatori, ma la verità è che sono semplicemente l'ultima ruota del carro. Nella maggior parte dei casi sono dei grandissimi sfigati. In passato gli italiani sono stati grandi innovatori, però gli italiani, alcune menti brillanti uscite da qua, non è che gli italiani ci hanno il sangue, no, non funziona così. La maggior parte degli italiani sono dei fottutissimi stolti, ignoranti, snob con la puzza sotto il naso, estremamente conservatori che non hanno la minima intenzione di cambiare le cose e così facendo stanno continuamente affossando il paese sempre di più. Ecco, questo è il macro problema dell'Italia, è il motivo per cui ho deciso di andarmene. E questo mi ha fatto appunto cambiare un po' la mentalità, perché non posso semplicemente stare qua ad aspettarmi che arrivi l'aiuto dall'alto. Una volta individuati i problemi, sai che non ci puoi fare granché, capisci come agire di conseguenza. E la conseguenza non è di certo lamentarsi. Quindi, smettendo di lamentarmi e iniziando a dire, a ragionare un po' più di strategia, Ho iniziato anche a migliorare la mia salute mentale, perché mi è venuta un po' meno ansia che comunque ho tuttora, ed è forse il mio principale problema di oggi, cioè di oggi, non solo di oggi, ma in generale della mia persona, la fotografia della mia persona in questo momento. Il mio principale problema forse al momento è ancora l'ansia, problema che è largamente diminuito grazie a tutta una serie di cose, fra cui la meditazione, di cui devo ancora fare il video, lo so, ma arriverà. Per la mente veramente ti aiuta a scaricare molto stress, che è una delle cause poi dirette dell'ansia. Poi c'è stato il fatto che ho ripreso ad allenarmi in maniera abbastanza importante, soprattutto negli ultimi mesi, ovvero nell'ultimo anno ho cercato di dare una leggera accelerata o quantomeno un aumento di intensità agli allenamenti che già facevo. Io semplicemente mi allenavo 20 minuti tutti i giorni alla sera, facendo principalmente stretching e qualche piccolo esercizio coi pesi. Ora ho incrementato l'esercizio meramente fisico muscolare. Tutto questo sta migliorando tantissimo, inclusa anche la mia salute mentale. Perché? Ecco, questo è interessante, perché c'è una connessione non da poco fra il nostro organismo fisico e quel layer contenuto forse all'interno del cervello che noi chiamiamo mente. Quindi se il nostro corpo non sta bene, è ovvio che la nostra mente non potrà star bene. Ed è così ovvio che per anni non ho smesso di allenarmi. Ho fatto parkour per 10 anni, circa 10 anni, sì, una decina d'anni mi sono allenato abbastanza bene col parkour, stavo arrivando anche ad un livello abbastanza importante, poi semplicemente ho deciso di smettere, sia perché iniziava a diventare molto assorbente in termini di tempo, è una disciplina che ti richiede tanto, però ti dà anche tanto, ho imparato tante cose anche a livello filosofico di vita, ma di questo ne parleremo in un video dedicato. E quindi sono arrivato a un certo punto della mia vita dove ero, a livello fisico, ero ben messo, cioè pesavo 76 kg, ero piuttosto muscoloso, insomma, avevo una bella presenza a livello fisico. Poi ho iniziato a calare nel momento in cui ho smesso di allenarmi. Ho smesso di allenarmi, ho iniziato a mangiare meno, ho iniziato a essere più stressato per via del lavoro, poi ho iniziato a lavorare a Milano e quello è stata la cosa che mi ha succato tutta l'anima, non tanto per il fatto di lavorare a Milano, povera città che offre tantissime occasioni, ma il fatto di aver lavorato per della gente completamente pazza, fuori di testa, ma di questo ne parleremo poi nel dettaglio più avanti. Così facendo ho iniziato a provare tanto stress, quantità veramente esorbitanti di stress, ho iniziato a mangiare meno, ma allo stesso tempo consumavo tante calorie perché dormivo poco e quando dormi poco consumi più calorie. Semplicemente funziona così, non chiedetemi il perché, ma è così che funziona, cercate su Google se non vi fidate. Tutta la frustrazione che si stava creando nel dover lavorare con queste persone folli e in quell'ambiente folle che è quello della televisione. Inoltre poi è arrivato il lockdown e lì veramente nel giro di pochi mesi ho iniziato a seccarmi, ho iniziato a perdere volume e sono passato da 76 kg quasi tutto di muscoli, perché poi di grasso ne ho sempre avuto molto poco, perché per mia genetica ho un metabolismo assai veloce, e sono passato a pesare 62 kg, che è come peso, cioè io tuttora peso 62 kg, mi sono pesato qualche giorno fa, sono 62 kg, però
adesso vabbè, ancora qua sono vestito largo, non si vede bene, però mannaggia, cioè mi guardo allo specchio, a livello muscolare sono estremamente più tonico di qualche mese fa. Perché? Perché ho aggiunto un'ora di esercizio tutte le mattine. Ora faccio un'ora di esercizio tutte le mattine più i soliti 20 minuti alla sera, sempre. Perché volevo tornare in forma. Volevo sia tornare a piacermi, cioè guardare nello specchio e dire ok, non sembro un fottuto spaventapasseri, non sembro uno scheletrino. Tutti i vestiti che avevo poi iniziavano ad andarmi veramente larghi, cioè pantaloni che li perdo, che fino a un anno prima mi andavano bene, quasi stretti magari, e adesso li perdo, ci sto tre volte dentro. Questa cosa non era normale proprio per niente. Chiaramente ho fatto controlli e di tutto di più, a livello fisico non ci sono problemi. Poi io sono abbastanza paranoico su queste cose e ho temuto veramente il peggio in quella fase, però poi si è scoperto che non avevo nulla a livello fisico, ma era probabilmente semplicemente dovuto al fatto di stress, più tutta una serie di mie problematiche a livello psicologico e che quindi mi hanno portato a rinsecchirmi, ad asciugarmi tanto, e adesso semplicemente sto recuperando volume. Questo aiuta. E aiuta anche per tutta una serie di questioni, diciamo, psicosomatiche interessanti, ovvero il fatto di avere una struttura muscolare più importante ci permette di stare più dritti con la schiena. E il fatto di stare più dritti la schiena, sia quando siamo seduti, sia quando siamo in giro, ci dà più sicurezza. Questa cosa sembra una cazzata assurda, anche perché, non so, io sono abituato ad associare quelli che camminano tutti così, petto largo, a gente che si pavoneggia abbastanza e che in verità di sicurezza non ne ha, ma cerca di usare il body language per comunicare una sicurezza che in verità non ha. In parte può tranquillamente essere vero, ci sono sicuramente soggetti così, però di norma è altresì vero che più sei sicuro di te, più tenderai a camminare in maniera il più eretta possibile. Penso che si chiami psicosomatica questa cosa. C'è un riflesso da quello che c'hai nella testa, lo si proietta nel tuo corpo e nel modo in cui ti muovi, quindi essere sempre così tutto chiuso, tutto io veramente andavo in giro come Gollum tra un po', non sto scherzando. Ecco, questa cosa mi stava, creava tutto un circolo vizioso che non mi faceva star bene. Ora, il fatto di star rimettendo su massa muscolare e quindi avere tutta appunto una struttura fisica che mi mantiene in una posizione migliore, più confidente anche con il mio corpo, mi permette di conseguenza di stare meglio a livello mentale. E questa cosa non va sottovalutata. È una di quelle nozioni che quasi tutti sanno, ma non va assolutamente sottovalutata. Io l'ho sottovalutata e le conseguenze sono state un degradamento della mia condizione psicofisica. Ora che sto recuperando il fisico, sto recuperando anche la testa. È incredibile, vero? Però è appunto dato da tutta una serie di fattori. Quindi è dato dal fatto di aver fatto i video qua su YouTube, quindi essersi esposto, essersi messo in gioco, quindi cercare anche di superare un po' la propria introversione. Cosa che sto cercando di superare anche in real life, quando incontro le persone cerco di essere più socievole, più amichevole, no? Dinamiche, diciamo, sociali, quindi interazione fra umani e non solo, il fatto di mettersi in mostra su YouTube, sull'internet in generale, non è una cazzata che va sottovalutata. Ci vuole coraggio, eh? Ci vuole coraggio per farsi vedere in faccia e mettersi qua a parlare su internet, così. Essendo alla mercé di tutti, alla mercé di commenti assolutamente folli e insensati che ti attaccano e ti criticano perché magari dall'altra parte c'è qualcuno che è molto più frustrato di te, e io di frustrazione ne ho da vendere, statene certi, però ce ne sono di persone ancora più frustrate di me e che scrivono puttanate su YouTube, e mi succede spesso, e molti li ho dovuti bannare perché quando non ci puoi ragionare con una persona vatti a divertire altrove, quando trolli vatti a divertire altrove, quando invece sei ragionevole ragioniamo. Io parto sempre con risposte molto pacate, logiche, quando qualcuno viene a criticarmi sotto i miei video, è successo anche di recente. In alcuni casi si rendono talmente tanto conto della validità della mia risposta rispetto all'idiozia che hanno scritto loro che cancellano il commento di loro spontanea iniziativa. Altre volte si scusa, quello è successo solo una volta, che una persona si sia scusata. Mannaggia voi, mannaggia. E poi negli altri casi o riprendono a ragionare o devi bannarli, non c'è altro. Però comunque il fatto di esporsi così in questo modo mi sta aiutando. Non vi posso dire esattamente cosa mi succede nella testa affinché questo mi renda meglio, mi renda più ottimista, più energico e quant'altro, però è così che sta succedendo. Fare video su YouTube mi dà carica, anche se i risultati scarseggiano, però
Forza, forza, cioè si può fare. Poi l'aver fatto questo leggerissimo, non è uno switch così grande, non è che sono passato da così a così, è stato un lavoro anche abbastanza logico e razionale. Semplicemente capisci che non è che puoi sempre dire mannaggia, mi succedono cose brutte, orribili, sono sfigato, allora è la società. È vero, succede, però il mondo è cattivo, non ci puoi fare nulla. La natura di per sé è spietata, se noi fossimo ancora nelle grotte ci ammazzeremmo fra di noi di continuo. E sarebbe giusto così, perché fa parte della natura. Leone che sbrana la gazzella non pensa che stronzo il leone che mi ha sbranata. No, non funziona così. Allora, comprendere che non c'è una volontà universale che vuole il nostro male, che non c'è qualcosa di superiore che dice tu non ce la puoi fare, non ce la farai, farò di tutto affinché tu non ce la faccia, ma che in larga misura dipende da te, dalle tue energie, dalla tua forza di volontà. Ecco, capire questo è essenziale. È importante e basta veramente pochissimo. È molto logico, non serve fare grandi passi. Quando si smette di dare la colpa al capitalismo piuttosto che altri nemici immaginari, cazzo se si vive meglio, cazzo se si diventa più responsabili. Io l'altro giorno ho spaccato il vetro qua in casa. Mi è partita una pesca dalla mano, ho sfondato la vetrata e sapete che cosa ho fatto? Mi ha detto, bravo, e mo? Io, non c'è problema, ho chiamato. Ho fatto venire quelli per aggiustare il vetro, ho sganciato i soldi di tasca mia, è a posto, risolto. Questa è responsabilità. Quando fai un danno, non dare colpe, situazione, è partita la pesca. No, sono stato io coglione che ho fatto partire la pesca, ho sfondato il vetro con una cazzo di pesca, vi rendete conto? Però la maggior parte delle persone non si prende la propria responsabilità, non è in grado di fare questa cosa. Più tu migliori e diventi responsabile e capisci certe dinamiche, certe problematiche, più le riconosci negli altri. Allora dici, ma ci siete o ci fate? Ti rendi conto che la maggior parte delle persone sono fottutamente rincoglionite, si comportano come bambini dell'asilo. Come bambini, non sanno prendersi responsabilità, inventano scuse su scuse. L'altro giorno mi è capitato che dovevo fare una lezione, ok, vi ho spiegato del corso intelligenza artificiale, io dovevo fare una lezione aggiuntiva che mi è stata chiesta esplicitamente da queste persone con cui stiamo organizzando sta cosa, e poi è saltata. Sapete cosa? Loro non mi hanno avvisato. Io gliel'ho chiesto la sera prima, mancavano meno di 24 ore, e loro mi hanno detto, ci siamo dimenticate. E hanno iniziato a creare scuse su scuse per deresponsabilizzarsi, che io li stavo per mandare a fanculo, queste persone. Li stavo veramente per mandare a fanculo. E sarebbe stato giusto. Perché se siamo entrambi adulti e tu scarichi la patata bollente su cose che neanche esistono, su persone che neanche sono presenti, meriti di essere mandato a fanculo. Perché devi capirlo, prima o poi nella vita, che la responsabilità te la devi prendere tu. E non devi sempre dare la colpa agli altri, mannaggia. Ci sono, a volte, situazioni dove la colpa è oggettivamente agli altri, grazie al cavolo. È ovvio, ok? Chi si prende sempre la colpa sbaglia tanto quanto chi la scarica sempre. Bisogna trovare un equilibrio. Ma ci sono situazioni laddove è palese dove stia la colpa. E in quel caso la colpa era di quelle persone. E quelle persone hanno detto sì, hai ragione, abbiamo sbagliato, ma... E hanno iniziato a creare impalcature. Scuse su scuse. Queste cose mi fanno girare i coglioni. Perché mi fanno girare i coglioni? Perché sto imparando ad essere più responsabile, cazzo. E allora perché non possono esserlo tutti quanti? Non lo so. Però sta di fatto che questo mi sta portando a stare meglio con me stesso, essere più confidente. E porca puttana, non tornerò indietro! Non esiste che torni indietro! Bisogna andare solo avanti, bisogna semplicemente migliorare sempre, ogni giorno di più, finché non si raggiungerà la fottutissima vetta. E dopo quella vetta ce ne sarà un'altra, e un'altra ancora, fino alla morte, dannazione! Capito? Capito cosa sta succedendo su questo canale? Grandi trasformazioni in un anno. Guardate Michele Rocchi come era un anno fa su quel cazzo di divano. Guardate com'è Michele Rocchi adesso. Meglio di così. Che cos'è la crescita personale se non questo canale, questa cosa che state vedendo qua? Qualcuno potrebbe persino pensare che sia una recita, che ho fatto tutto quanto finta, in realtà sono sempre stato così. Qualcuno potrebbe pensarlo, in effetti sì. Però magari fosse stato così, magari. Invece no, mi sto facendo un culo così. E sono estremamente soddisfatto di questo. E a tutte le persone che continuano a deresponsabilizzarsi vi dico, datemi una cazzo di svegliata che l'età dell'essere adulti è già arrivata da un po' e vi deresponsabilizzate. Basta, datemi una svegliata. E sapete come potete darmi una svegliata? Iscrivendovi a questo canale se ancora non lo siete, lasciando un bel mi piace se avete apprezzato questo contenuto, lasciando un commento facendomi sapere un po' che cosa ne pensate, se nella vostra vita vi è capitato di dover fare dei percorsi simili, vi è capitato di fare delle realizzazioni del genere, che capire che responsabilità, esercizio, tutto quello di cui vi ho parlato ha avuto già senso per voi, ci siete già passati. Fatemi sapere che non sono l'unico, per favore, e scrivetemi un commento per comunicarmi questa cosa. Inoltre, sapete che potete condividere questo video, anzi forse in
data l'ultima parte del discorso che mi sento che era forte, secondo me ho detto delle cose interessanti, quindi condividetelo con persone assolutamente irresponsabili che devono imparare a crescere e devono farlo il prima possibile. Come farlo? Potreste condividere questo video, gli condividete questo video, io schiaffate in faccia, sentite sto coglione come parla, ma ti scuote qualcosa dentro di te? Ti fa capire che forse tu hai questo tipo di problematica che ha già avuto lui e che lui sta cercando di superare? E magari potresti superarla anche tu? Eh? Fatelo, condividetelo. Inoltre, potete anche farmi una donazione tramite PayPal. E a tal proposito ringrazio la persona che, non penso di poterla nominare per questione di privacy, però quella persona lo sa, mi ha fatto una donazione, è la prima persona che mi ha fatto una donazione, e la ringrazio tantissimo. Non sai quanto significhi per me, veramente, ti ringrazio nella maniera più assoluta. Hai tutto il mio rispetto e continuerò a fare questi video anche per le persone brave e generose come te. Veramente significa tantissimo la tua donazione e vorrei che altri prendessero esempio, quindi sappiate che in descrizione trovate un link per farmi una donazione tramite PayPal. In alternativa potete supportarmi sempre economicamente, ma in un modo un po' diverso, ossia passando dal mio link affiliazione Amazon. Tramite quel link vi ritroverete sulla piattaforma e potrete fare qualunque acquisto senza spendere neanche un centesimo in più, semplicemente quei 30 secondi di tempo in più per andare sul mio video, in tutti i video trovate quel link, passate da là, andate su Amazon. L'unica cosa che vi costa in più è quello, 30 secondi del vostro tempo, dopodiché qualunque acquisto voi farete, Amazon devolverà una piccola parte del suo guadagno a me, direttamente, e che accumulandosi nel tempo, insomma, potrebbe portarmi a... Non dico l'audi guadagno perché per fare l'audi guadagno con Amazon Affiliates ce ne vuole, ma veramente tanto ce ne vuole, però insomma qualcosina che può supportare tutto questo progetto, no? Che ne dite? Facciamo crescere questo progetto, facciamo crescere questo canale e basta. Per il resto io vi saluto, non penso di avere nient'altro da dire, quindi noi ci vediamo sempre qua settimana prossima con un nuovo video e sarà il video quello sulla collezione di NFT. Un caro saluto!